Cari amici, bentornati qui su tecnoandroid.it. Sono veramente euforico perché ho finalmente tra le mani il Galaxy Fold di Samsung. Finalmente Galaxy Fold che, dopo gli iniziali problemi che c'erano stati, torna a far parlare di sé e torna a essere in commercio, diciamo. Perché dal 18 sarà disponibile all'acquisto in quasi tutta Europa, Italia esclusa. Parliamo un secondo di quelle che sono le caratteristiche. Vi ricorderete sicuramente, al suo interno c'è un processore Exynos e la RAM è fino a 12 GB e 512 GB di storage interno. Quello che però su cui mi vorrei soffermare è più l'usabilità di un dispositivo di questo genere, che parte da una diagonale di 4,6 pollici fino a diventare praticamente un tablet, quindi 7,6 pollici. Ha veramente senso un dispositivo di questo genere? Secondo me il foldable avrà un senso quando diminuirà le dimensioni, non andandole ad aumentare. Intanto stiamo vedendo in questo modo la tripla fotocamera posteriore, che è praticamente la stessa che troviamo anche sul Note 10. Lo giriamo dall'altra parte, ecco il display piccolo su cui ovviamente potremo fruire tutti i contenuti. Devo dire che il peso è davvero ben distribuito, anche se sono circa 270 grammi, e lo spessore è abbastanza contenuto, diciamo che in tasca vi entrerà senza problemi. Ora lo riapro. Cosa dire sul display? Ecco, io sto notando una cosa, non so se si vede in camera, la parte centrale, quindi la giuntura del display, ora Dario cerca di zoomarmi, lascia un po' intravedere l'unione fra i due display. Diciamo che il gioco di luce che viene effettuato su uno sfondo scuro, come in questo caso, fa un po' vedere. Insomma, sarà questo realmente il futuro? Non lo so. Io ho già espresso le mie opinioni e sicuramente magari faremo un articolo di approfondimento proprio a questo riguardo. Ora noi vi lasciamo, restituisco il dispositivo alla ragazza e continuate a seguirci per questo IFA 2019. Ciao a tutti da Niccolò e da Dario.